prima cosa che colpisce, pensando ai protagonisti della costruzione della Repubblica, è che c'era la grande consapevolezza che in realtà l'Italia non stava festeggiando una vittoria, ma usciva da una bruciante sconfitta. Molti sono gli esempi, ma ne vorrei fare due di personaggi legati al nostro territorio. Il primo è il professor Fornara. Il professor Fornara, nei giorni immediatamente successivi alla liberazione, dopo essere stato nominato prefetto, il primo prefetto del CLN, emise un'ordinanza in cui vietava esplicitamente alla gente di ballare in strada per festeggiare. Ma la cosa più interessante è l'argomento che utilizza nel suo manifesto. Dice: non c'è proprio niente da festeggiare e spero che gli italiani siano consapevoli della prova di dignità e serietà che devono dare agli altri popoli europei per dimostrare di aver capito la tragedia che li aveva attraversati. La seconda è del borgomanerese Achille Marazza. In un discorso fatto nella campagna elettorale per la Costituente nel maggio del 1946 a Milano, parla proprio di grave sconfitta esterna e dice di lacerante guerra civile interna. Dice: noi da qui dobbiamo ripartire, noi da qui dobbiamo ricostruire. Non solo, ma in questo discorso Marazza mostra la consapevolezza che l'Italia in quel momento era ancora priva dell'attributo della sovranità. E l'ultima parte del discorso è rivolta proprio ai rapporti con gli alleati. Noi tendiamo a dimenticare che fino al 31 dicembre 1945 tutto il nord viene gestito non dal CLN, come si dice, ma dall'Allied Military Government. E qui, sempre restando sul nostro territorio, potremmo fare anche una riflessione di questo genere. In realtà il personaggio che già aveva gestito per conto degli americani la liberazione prima della Sicilia, poi di Napoli, poi di Roma, poi di Firenze, si chiamava Charles Poletti. Era diventato anche il governatore di Milano ed era colui che decideva anche delle sorti del nostro territorio. Bene, Poletti era figlio di uno scalpellino di pugno. Quest'uomo aveva dovuto lasciare l'Italia alla fine dell'Ottocento perché non riusciva a lavorare. Era finito nel Vermont, che si picca ancora oggi di essere il centro mondiale del granito, e aveva lavorato tutta la vita a scalpellare granito nelle miniere del Vermont. Suo figlio, che quindi veniva da una famiglia poverissima, però grazie alla mobilità sociale della democrazia americana era riuscito, primo facendo i mille mestieri, a mantenersi al college, poi a vincere una borsa di studio che l'aveva portato niente meno che a entrare nella prestigiosa facoltà di Harvard, dove si era laureato prima in legge e poi in scienze politiche. Era entrato nell'amministrazione Roosevelt e aveva avuto questo importante carica. Mi sembra che una riflessione si imponga: mentre l'Italia con il fascismo calava a picco, la dinamica democrazia di Roosevelt, la democrazia dell'America del New Deal, creava opportunità dove anche il figlio di un poveraccio di pugno poteva diventare una personalità importante. Ecco, io credo che il modo di festeggiare la Repubblica sia appunto continuare a riflettere sullo sprofondo di certe derive che la nostra società purtroppo dopo tutti questi anni continua a coltivare, perché non è possibile che ancora dopo tutti questi anni qualcuno dica che forse non tutto era stato sbagliato in quegli anni, al di là poi del disastro della guerra. Ragionamento della differenza che c'è tra l'autorità, l'autoritarismo e la democrazia, tra la dittatura e tra la libera scelta, tra la costruzione consensuale della decisione politica, tra l'imposizione di gruppi ristretti. Credo che siamo dentro ancora questi problemi. Abbiamo bisogno di classi dirigenti che non rifuggano dalle loro responsabilità. Uno dei problemi della nostra Italia è che le nostre classi dirigenti si sono ritirate, non hanno più voglia di spendersi nell'agone pubblico, preferiscono le loro carriere private, ma abbiamo bisogno anche di una nazione che sia capace di riconoscere dove c'è il talento,
che non vuol dire assolutamente che il talento si disponga per forza sulla stratificazione sociale, si dispone, soffia dove vuole, però ci vuole una società che dove vede il talento sia capace di dargli l'opportunità di essere coltivato e di avere responsabilità collettive. In fondo, se voi ci pensate bene, la grande stagione dell'Italia, la stagione che va dal 45 al 60, quando davvero abbiamo bruciato in 15 anni le tappe. Allora, provate a riflettere, in qualsiasi campo, il giornalismo, la fotografia, l'architettura, il design, andate a vedere i protagonisti e scoprirete che tutti hanno fatto la resistenza. Magari ragazzi, ma tutti hanno capito quella lezione. E qual era l'essenza di questa lezione? Secondo me era questa, che è giusto perseguire i propri obiettivi privati, è naturale, bisogna realizzare se stessi, ma mai a scapito della collettività, anzi incorporando in ogni scelta personale anche il suo risvolto sociale. In un periodo come questo abbiamo più che mai bisogno di recuperare questa consapevolezza. La festa della Repubblica deve essere la festa di gente che si vuole impegnare anche per gli altri, non solo, ma per sé, ma anche per gli altri, senza dimenticare che viviamo soltanto in comunità e che soltanto se le comunità prosperano, anche noi possiamo pensare di avere la nostra parte.